Questo video è offerto per voi da Motori Nudi e Lucidi, famiglia, rispetto e fiche. Nel video di oggi andrò infatti a riassumere nel minor tempo possibile la saga che ha dato un senso alla vita di tutti i coatti del mondo che ancora si lamentano su Facebook perché nei film non ci sono più le corse. Oh no! Lucidate le spalle e mettete la cintura. Questa è la prima parte del riassuntone sul Fast Cinematic Universe. Il fucu. A Los Santos i camionisti si cacano nella brandina a causa di un gruppo di piloti ninja skillatissimi col vizio di assaltare camion come fossero diligenze. Sarà compito di Brian O'Connor, che è lo sbirro pilota più cane del parcheggio, sono un grande, scoprire l'identità di questi banditi patentati. Brian quindi prova ad infiltrarsi in Mia, sorella di Dominic Toretto, che è tipo il big man dell'underground world of the Need for Speed Experience. Se i ladri sono piloti così bravi, probabilmente Dom li conosce. Provaci pure con lui se necessario, apriti a nuovi orizzonti. E Brian ci sarebbe pure riuscito. Il sudore risalta ai tuoi occhi. Grazie anche a te. Se non fosse per la daltonica famiglia di Dom, composta da Vince, il suo migliore amico, da Letty, la donna di sua proprietà, dall'agnellino nerd di nome Jesse e da... questo qua. Io mi faccio frullato alla fragola! Vince ce l'ha gonfio per Mia e questo è un problema. I'm a surgeon. Il primo tentativo di approccio al maschio alfa fallisce, quindi Brian decide di sfidarlo in una gara clandestina, mettendo in palio la macchina fornitagli dalla polizia. Mi raccomando, è l'unica che ci abbiamo. Si parte! E il biondo perde sia la macchina... che la dignità. Ma ho guadagnato il tuo sorriso. Vi prego, la prossima volta che riguarderete questo film, concentratevi sulle comparse. Vivono in un film a parte. Arrivano i piedi piatti e Brian salva Dom all'ultimo secondo. È il momento. Qual è il tuo colore preferito? L'M&M con quattro ruote però viene molestata da Johnny Tran e i suoi uomini. Belli questi pantaloni, devo fare acquisti. È il mio territorio, mi ci ha portato lui. E fanno esplodere l'Hot Wheel. Ora Brian deve una nuova macchina a Toretto. E forte, continuano, i camionisti si stanno armando, fai qualcosa! Ma che cazzo fai, che c'è? E Brian ci si mette pure d'impegno. Sarà forse Hector? È l'ombre che fa lo stesso ruolo in ogni film? Gesù. O magari il ladro è Johnny Tran. Nel suo garage c'è effettivamente della merce sospetta. Ma tu per sicurezza mandagli la SWAT in casa mentre è a pranzo con la famiglia, secondo me funziona. Questo è uno sbirro! Ma che sei pazzo? No, non può essere vero, con questo bro c'è una bella chimica. Esattamente, era proprio quello a cui stavo pensando, questo tipo di chimica, eh? Ah, la mascolinità. Possiamo andare avanti? Brian sta diventando amico di tutti. Stanno sistemando una nuova macchina insieme. Il gruppo lo detesta di meno e Mia sembra sempre più sua. Dom gli ha pure rivelato due dei suoi più oscuri segreti. Ho massacrato di botte il pilota che ha ucciso mio padre e mi spacco di Raid Shadow Legends. Non ho capito, ha detto proprio Raid Shadow Legends? L'MMORPG scaricato da più di 80 milioni di utenti in tutto il mondo. Perché ha tante donnine, dici? Anche, ma soprattutto perché è graficamente all'altezza, è profondo e allo stesso tempo semplice ed immediato nelle sue meccaniche, ti salva da silenzi imbarazzanti e soprattutto perché è gratis. Raid Shadow Legends, poi, vanta un esercito di personaggi stupendi da sbloccare e da usare, ognuno col proprio set di skills e armature dal design unico. Tipo che se dovessi sceglierne tre da portare a cena sceglierei il Raisin Sfregiato, perché è un carro armato con la cresta e perché fa paura, Lord Genzin per il suo mix di violenza spartana e rigore giapponese, e la War Maiden. Così paga lei il conto. E se non hai mai giocato a Raid Shadow Legends, questo è il momento perfetto, perché la serie animata Call of the Arbiter porta con sé un sacco di novità e cose su cose direttamente sul tuo cellulare, tra cui nuovi campioni, nuovi set di artefatti e nuovi eventi. Quindi, se vuoi che questo canale sopravviva, scannerizza il QR code e clicca sul link qua sotto per ricevere lo starter pack, che comprende la campionessa Dahlia e tutta questa bella roba che vedi su schermo. Grazie a Raid Shadow Legends per aver sponsorizzato questo video. Dai Brian, c'è palesemente Dom dietro i furti, non farti ingannare dai sentimenti. Alla guerra tra razze. Mi hai mandato gli sbirri in casa, chi fa la spia non è figlio di Maria. E Dom, che non vuole essere toccato sull'onore, stampa le nocche su Tran, che si ricorderà di questo momento. Ancora nervoso, Dom decide di fare un ultimo colpo con la sua family. Sono un poliziotto, Mia, e voglio proteggere Dom dai camionisti che vogliono difendere se stessi e il loro lavoro. Il paradiso inizia a prendere fuoco. Intanto sulle strade chiuse della California. Oh no, mi si è ferito! Perché? Non potrò più sbagliare.
Ci pensa il fratello gemello estempiato di Paul Walker a salvare tutti. Sono l'agente Brian O'Connor, ho bisogno di un'ambulanza qui. Sarà forse un agente immobiliare. Dom torna in città. Johnny Tran e suo cugino uccidono sia Jesse che il pratino. Poverino, no! Dom, indeciso su cosa essere più incazzato, sale sulla macchina di suo padre e insieme a Brian si libera in modo abbastanza ridicolo dei due assassini. Ok, se sei un vero uomo, questo momento è il tuo preferito, eh? Dom spara l'impennata e si mangia un camion. Oh, ma come cazzo guidi, coglione? Brian, pieno di rispetto e sensi di colpa, e non per il povero uomo morto per lo spettacolo, consegna a Dom le chiavi della macchina saldando il suo debito e lo lascia andare. Mamma mia, che filmaccio, ma traslochiamo a Vice City, amiche! Dopo aver lasciato scappare l'amore della sua vita, Brian è diventato un fuggitivo che si guadagna il pene con gare clandestine fatte al computer. It's the biggest piece of dog shit. Il biondo è il king dell'asfalto, ma il suo regno dura poco, visto che viene subito arrestato. Questi stronzi gli hanno sfondato la macchina solo per chiedergli un aiuto per arrestare Carter Veron, narcotrafficante in cerca di una coppia di piloti per una consegna di denaro. E fai cacare. In cambio, Brian otterrà la libertà. Potrei tornare a schedare gli innocenti in stazione. Ok, ma l'altro pilota lo scelgo io. Sceglierà Dom, pensò il mio stupido culo ingenuo di quando andavo alle medie. E invece no, perché Vin Diesel rifiutò di partecipare ad ogni tipo di sequel per mantenere intatta la magia del primo film. Ma vaffanculo. Al suo posto arriva quel matto, pazzo, violento, manesco, chiacchierone, senza paura, di Roman Pierce. Lo stesso personaggio di adesso. Le selezioni funzionano così. La coppia che arriva per prima alla macchina di Carter vince. E dovete sapere che a Miami i camion non si fermano manco per il cazzo, eh? Cristo santo! I ragazzi arrivano a destinazione. E con l'aiuto di Monica Fuentes, agente sotto le coperte di Carter, diventano i nuovi piloti del cattivo. Ora tocca solo farselo amico. Fatti sculacciare. Tu mi piaci molto! Solo che non riescono a lavorare tranquilli perché le macchine fornite dalla polizia sono sorvegliate. E come se non bastasse, i due vengono costantemente seguiti dagli scagnozzi di Carter. Non ci credo! Quei due sul server! Questa ve la manda a Baldo. Così, con l'aiuto di Tej, vecchio amico di Brian, che ha smesso di guidare dopo un incidente, si portano a casa un paio di nuove macchine non rintracciabili e organizzano un piano senza senso per il giorno della consegna. Intanto Carterino ha così tanto potere sulla polizia di Miami che minaccia lo sbirro più corrotto di Hollywood, c'è solo lui, per avere la polizia in pausa durante la consegna di Brian e Robert. Lo giuro sulla mia pancia! Giura su di me! Il giorno della consegna arriva e Monica ha una brutta notizia. Ti sei allagata a casa. Carter vi ucciderà non appena consegnerete il denaro. Quindi vediamo. Brian e Rom hanno una borsa di denaro sporco a testa da consegnare in fretta e furia a Carter, che li aspetta sul suo jet pronto ad ucciderli e a scappare in Umbria. Oltre ai soldi però devono portarsi dietro pure sti due pupazzi. Tutto questo mentre i poliziotti sono pronti ad abbracciare il jet di Carter. La consegna ha inizio e c'è il twistone perché il poliziotto smette di essere corrotto e non mantiene la promessa. La polizia quindi si presenta in massa. Mi sa che ci voleva un topo più grosso. Brian e Rom ne approfittano e nel delirio causato dal piano messo su con Tej, che rincoglionisce completamente i poliziotti, cambiano macchine e corrono verso il jet. Ma la destinazione è cambiata. Il jet era solo un'esca per la polizia. Cosa? Rom sputa fuori lo scagnozzo e scappa su consiglio di Brian, mentre quest'ultimo è costretto a raggiungere la vera location della consegna, lo yacht di Carter. Bello, il villain se ne sta lì, arrabbiazzo, sbozzonazzo e armazzo. Manca la metà dei miei soldi, ma me ne vado comunque. Carter prende sia i soldi che il suo giocattolo e se ne va sullo yacht. Roman torna, recupera Brian e insieme esagerano. Per l'epoca. Con un salto fatto da una rampa uscita dal nulla, sverginano lo yacht. Brian spara a Carter e Monica è salva. E per fortuna che non c'era nessun altro sgherro armato sulla barca, sono morti tutti all'istante. Carter è in manette. Don't drop the soap, big homie. I hope you know that when he gets out, he's gonna kill your ass. Hey, he's getting out. I'll see you soon. You think he's gonna get out? He'll be out. No, for real, you think he's getting out, though? Brian può tornare a fare il poliziotto e Roman, da buona spogliarellista, si è ficcato nelle mutande un sacco di cash sporco e criminale. Che schifo, allora! Non potendo assicurarsi il ritorno di nessuno dei vecchi personaggi, la Universal decise di fare una specie di reboot e spin-off. Nuovi personaggi, nuova location e nuovo regista, e stavolta si sono rivolti a Justin Lin, che resterà legato al franchise per 5 film e mezzo. Il nuovo protagonista è Sean Boswell, un perro di attore, simpatico ma
scemo come il culo, che ama i danni e fare le donne. Quanto è bella questa gara all'inizio del film! Muoiono tutti! È così pazzo che per proteggere gli Stati Uniti d'America viene spedito da suo padre in Giappone come fosse una bomba atomica. Fai una cazzata e usa il tuo culo come garage per la mia Mustang. Ci siamo capiti? A Tokyo, Sean incontra Twinkie, l'unico fratello nero della città, bro. Che dopo avergli mostrato il flexino della Universal per quanto riguarda i diritti Marvel, lo introduce al mondo nipponico delle corse clandestine. Sale la voglia di D&D, eh? Sean appoggia il pistone su Nila, senza sapere che la donzella appartiene a Takashi, re del drift e nipote di Kamata, capo della Yakuza. Ti sfido, Initial Dick! Oh. Quel magnone di Han, socio in affari di Takashi, decide di prestare la sua macchina al Gaijin. Così, per vedere che succede. La gara ha inizio! Takashi vince perché drifta da Dio! Che cazzo, lo chiamano Drift King apposta! Sean distrugge la macchina di Han perché di drift non sa una minchia. Se scappi ti uccido. In debito per la macchina, Sean accetta di fare delle commissioni per conto di Han. Coi bocca cici come stai messo? Devi prima insegnarmi a driftare. Non funziona così, bastardo. Han però accetta e gli regala una Mitsubishi Evo, che usa per arrotare dei gabbiani e per infastidire dei pescatori. Sean non solo impara a driftare, ma conquista sempre di più le fossette di Nila. Pensavo che avrei amato così tanto questo paese. È quello che penso anch'io. E quando Takashi lo scopre, diciamo che non la prende con filosofia. Nila è mia. Cosa? I cazzi non sono mica finiti. Solo tanto uno stronzo non si sarebbe accorto che il tuo amico Han ci sta derubando. Quindi ora abbiamo un Takashi che non solo ha perso Nila, ma anche il rispetto di suo zio. Così si fionda nel garage di Han, con la stessa calma con cui la gente mi scrive quando critico James Gunn. Twinkie chiude il garage rischiando di bloccare tutti dentro, non ha senso! E parte un inseguimento per le strade di Tokyo, pericolosissimo per gli youtuber che stanno lì a bloccare. Che si conclude con la morte del povero Han, scoppiato da una Mercedes. Sean restituisce a Kamata i soldi rubati da Han e dice: sfido suo nipote ad una gara di drift. Chi perde lascia la città. Il boss, che ci guadagnerebbe in ogni caso, accetta divertito. Così Sean e la banda di Han mettono in sesto la Mustang di suo padre per lo showdown definitivo. Gli sfidanti sono pronti e a dare il via alla gara non c'è la solita donnina oggetto dai genitori fieri, ma un vecchietto pronto a restare sordo per il resto della sua ultima settimana. La gara inizio! Takashi, impaziente e frustrato dall'uomo bianco conquistatore, cade come una mela! Sean lo schiva usando il potere del drift e vince! È ufficiale! Tokyo ha un nuovo Drift Kings! Fratello, c'è un muscolo che vuole parlarti di famiglia. Era un amico di Han. E qui ricordo che la sala è venuta totalmente giù. Bombastic side-eye. Vin ha girato questo cameo solo per tenersi i diritti di Riddick, che era uno scambio tra lui e la Universal. Lo sai che non posso sentirti, vero? Non male questo Tokyo Drift, ma ora le cose si complicano. Si torna a Los Angeles, torna il cast originale, torna Justin Lin e c'è pure un pezzettino di sceneggiatura. C'è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Ma prima ce ne andiamo nella Repubblica Dominicana, dove troviamo Tom, che dopo aver deciso di non aver imparato un cazzo è tornato ad assaltare camion insieme a Letty. Con loro c'è pure Han, non lo so. È un prequel e sono sopravvissuto. È un prequel, non ti faremmo mai resuscitare, non siamo mica pazzi. Il colpo va alla grande, a parte per il povero camionista, la sua iguana, addio carissimo, e la CG. Abbiamo fatto tanti soldi, ma è meglio smettere, sono ricercato. Io mi sa che me ne vado a Tokyo. No! Per non mettere a rischio Letty, Dom la abbandona nella notte, lasciandole quei tanti soldi. Qualche mese dopo a Los Angeles, Brian sfonda un ciolo per avere informazioni su un certo trafficante che usa piloti per trasportare denaro e droga dall'America al Messico. Non è praticamente la trama del secondo? Tu parli troppo. Il trafficante è Arturo Braga, di cui non conosciamo la faccia, e Ramon Campos è l'uomo che seleziona i piloti per lui tramite gare clandestine. Campos però ha il brutto vizio di ammazzare i piloti a lavoro compiuto tramite Phoenix. E tra i piloti uccisi c'era Letty, diventata pilota sotto copertura per conto di Brian e quindi dell'FBI, col solo scopo di ripulire la fedina penale di Mr. Potato.
mia, mi si scuociono gli spaghetti, cazzo vuoi? Letty è morta. Dom torna a casa e col solo uso del suo straordinario melone scopre che Letty è stata prima speronata e poi uccisa con un colpo di pistola in fronte da un misterioso signore che guida una macchina che usa il nitrometano. Cazzo, sei un Witcher? L'unico meccanico al mondo che vende nitrometano gli confessa di averlo installato su una Gran Torino verde per conto di un uomo che lavora per Braga. Così Domenico si mette in lista per la gara di selezione come ha fatto quell'infame di Brian. Uno cerca vendetta, l'altro giustizia. Ho visto uno graffiare una Gran Torino verde. Sapete di chi è? Questo film non è così intelligente da permettere una mossa del genere. Ci siamo! Possiamo riprovarci, sai? Cosa? E si parte! Via i neon, i colori e le varie cazzate! Qui si corre sul serio in mezzo alla strada, in pieno stile Midnight Club Los Angeles, che è uscito solo 15 anni fa. Due piloti ci salutano per sempre. Questa inquadratura mi è sempre piaciuta. E Dom si guadagna un posto nelle file di Praga, barando. Come avresti fatto tu? Molto bravo! Non si fa così, oh! Hai ragione, mi dispiace tanto. Brian, pezzo di merda, mette della droga in casa di un altro pilota per prendere il suo posto. Ora anche lui è un pilota di Praga. Hai imparato a vestirti da adulto? E tu hai scoperto le maniche? Conosciamo Giselle, socia di Campos, che non vede l'ora di fare il pieno di DC. Che sta per Diesel's cazzone. Di chi è questa Gran Torino verde? Oh, è di Phoenix. Zan zan zan! Inaspettato come il tuo like a questo video, eh? La corsa per lo spazio ha inizio. I piloti devono consegnare il denaro di Praga e tornare in America con la fottuta droga. A guidare il convoglio che viaggia verso il confine sorvegliato da una sola telecamera è Phoenix l'assassino. Dom sta per tiltare ma rimette le palle in borsa e, superate le gallerie, arrivano dall'altra parte. Allora, carissimi, chi vuole morire? Io no. Oddio, si scatena la pazzia! Addirittura sparano a Dom e a lui non frega un cazzo perché è fatto di legno. I due scappano, via come ladri e giù come stronzi. Ma quella è la broga di Draga. Capo, possiamo usare la merce per portare allo scoperto Braga a scoprire la sua identità e arrestarlo. Scusi, chi parla? Il piano funziona. Braga esce effettivamente allo scoperto, ma... Me gusta la bucciaccia. Il vero Braga non è lui, perché il vero Braga è Campos, che insieme a Phoenix scappa in Messico. Twist completamente a caso. Dom e Brian, che nel frattempo ha fatto pace pure con Mia, facendo sesso sulla spesa, sui peperoni, su tutto. Povero Dom, voleva solo i suoi spaghetti, ha fatto tutta questa strada. Vabbè, vanno verso il finale. Giselle fornisce ai due maci la location della chiesa in cui Braga sta corrompendo Jesus Christ con soldi e femmine. Hey, hey! Stop fucking with Mexican. Jesus. He ain't got time for your problems. He busy with Mexican. Shit. Inseguiti da un esercito e scaldandosi qua e là, riescono a superare il confine usando le gallerie. Phoenix è inarrestabile, ma Dom arriva e se lo bacia tutto. E Braga viene catturato e mandato a raccogliere ciliegie per sempre. Grazie per l'aiuto con Braga, ma ti fai comunque 25 anni di galera. E invece no, signor uomo buio. Perché Brian, Mia, Speedy e Gonzales sono pronti a farlo evadere. Dopo aver convenientemente ucciso tutti su quel bus, tranne Dom, la family super ricercata scappa a Rio de Janeiro, dove vengono accolti da Vince e da suo marito. Un luogo comune abbastanza razzista. Chiedo scusa, hai ragione. Dom è sparito e Vincenzo ha un lavoro per quei masticaforchette di Brian e Mia. Dovranno recuperare delle auto sequestrate dalla DEA da un treno in corsa. Non ve mangiate pure quelle però, eh? Durante il colpo, dove finalmente appare il messia lucido, capiscono che l'obiettivo principale della squadra con cui stanno lavorando è la Ford GT. Sembra valere molto, ce la prendiamo noi. Mia quindi scappa con la Ford, mettendo in difficoltà Carmelo. E dopo aver ucciso i poveretti che lavorano sul treno, Brian e Dom volano, si lavano e vengono catturati dal vero mandante del colpo, Herman Reyes, il boss criminale di Rio. Andiamo ragazzi, dove sta la mia macchina? Non lo so, però lo so. Dopo una breve rissa, Dom e Brian si rifugiano nel sudore brasiliano e insieme a Mia scoprono che la Ford GT nasconde un chip con tutti i segreti di Reyes, compresa la posizione di tutti i suoi depositi di dinero. Ma c'è un problema, perché il pizzetto più zuppo arriva in città. È Luke Hobbs. Devo catturare i protagonisti, rivitalizzare il franchise e poi renderlo mio. Al suo fianco ci sarà Elena, poliziotta del luogo, moglie di Chris Hemsworth e ad un certo punto della sua carriera anche interesse amoroso di Carlo Verdone.
E questa ve la lascio qui, basta. Hobbs e i suoi uomini e donne trovano il covo della Family, che riesce a scappare sfondando i tetti della povera gente. Ragazzi, ci sono le scale, non c'è bisogno di fare questa roba. Dom salva Elena e si innamorano in 15 secondi. Sono stanco di mangiare muschi e licheni, bruh. Colpito dalla poesia, Dom decide di mettere insieme un team per rapinare Reyes. Tornano quindi Roman, Tej, Han, Giselle, Pedro e Pascal. La genialata è quella di spaventare Reyes a tal punto da portarlo a spostare tutti i suoi soldi in un unico deposito. Dite a Reyes quello che abbiamo fatto. E bruciare i soldi di Reyes funziona, perché vengono davvero spostati in un'unica location. Solo che la location è la centrale di polizia. Porca madre! La Family tenta in tutti i modi di capire come fare a eludere le telecamere della stazione con macchine sempre più veloci. E nemmeno il sexy drift di Aspettando Godot funziona. Mi sbrumo. Non si sa come riescono a farsi recapitare una copia della cassaforte di Reyes, così per farci tutte le prove. Sì, mi servirà l'impronta di Reyes per aprire quella originale. Ci penso io. Oh, i miei neuroni. I piani e i baci sulle orecchie però finiscono quando Hobbs arriva a cazzo atomico nel garage della famiglia. Perdonami, non l'avevo vista. Non è colpa tua, qua non si vede niente. Dopo l'intreccio di bicipiti, il cast principale viene catturato. Ma un'imboscata uccide tutti gli uomini di Hobbs. Muore anche Vincenzo. Ho chiamato mio figlio come te, pelato. Hobbs è così incazzatissimo con Reyes che passa dalla parte di Dom. Che si fotta quello che avete fatto finora. Massacriamo quel figlio di puttana. Hobbs e Elena sfondano il muro della caserma. Brian e Dom agganciano la cassaforte e letteralmente se la portano via, schiantandola su donne e bambini, portando l'apocalisse sul rio. Ed è quel trash che io amo, proprio palle sul muro. Reyes li insegue e la situazione si fa così calda. Stai per diventare padre, devi salvarti. Non puoi saperlo, Dom. Hai fatto il test. Dom sgancia la macchina di Brian. E da solo, dopo una strage di sbirri corrotti, ma che figata, dai, mette fuori gioco Reyes. Aiutami! Che però viene ucciso da Hobbs. Così ho una scusa per tornare. Vi do un giorno di vantaggio, ma la cassaforte resta qui. Quella però è la copia della cassaforte, scambiata con quella originale durante l'inseguimento. Geniale, eh? La Family si è appena guadagnata 13 milioni a cranio. Anne e Giselle corrono contro mano. Mia sta per partorire una skyline e Dom e Elena stanno insieme, così a caso. E non è finita, perché in pieno stile Marvel, Monica Fuentes comunica a Hobbs che Letty è ancora viva. E non si torna più indietro, ragazzi. Ok, la prima parte di questo viaggio trash dove nessuno fa benzina o suona il clacson è finita. Spendo soldi per guardare il decimo film e poi torno a raccontarvi la seconda parte, in cui vi darò anche un parere generale sulla saga. Grazie per aver visto questo video, amatevi e guidate con prudenza. Un abbraccio dal vostro ridoppiatore di quartiere.